Il clima del pianeta sta cambiando troppo rapidamente. È giunto il momento di passare dalle parole ai fatti. Running Scenery Green Energy sarà il viaggio che vi racconta come l'energia sta cambiando nel nostro paese. Mi trovo nel Sulcis Iglesiente, in Sud Sardegna, nei pressi di Porto Scuso. Questo è il sito perfetto per raccontare come la transizione energetica sta progredendo. Da queste miniere dove si estraevano grandissime quantità di carbone sono nate delle nuove pale eoliche. Prima l'energia era quella fossile, oggi l'energia è quella da una fonte rinnovabile come quella del vento. Tutto questo si chiama decarbonizzazione. La sfida contro i cambiamenti climatici è una vera e propria corsa contro il tempo. Nel running siamo abituati a confrontarci contro il cronometro. In natura i tempi sono molto più dilatati, ma allo stesso tempo anche ristretti. In soli 100 anni la temperatura media del pianeta si è innalzata di circa 1,5 gradi. Ma nelle zone artiche l'innalzamento delle temperature è arrivato fino a 6 gradi. E tutto questo per l'immissione di anidride carbonica nell'atmosfera da parte dell'essere umano. L'uomo ha la capacità di contrastare tutto questo con la tecnologia e la rapidità. Infatti il parco eolico di Porto Scuso è stato costruito solamente in 9 mesi. Attualmente è capace di produrre energia elettrica per soddisfare 76.000 famiglie. Un piccolo grande passo per arrivare alla meta, ma dobbiamo contribuire tutti. Una parte del parco eolico di Porto Scuso è attraversato dal cammino di Santa Barbara. Un percorso di 500 km che attraversa la zona del Sulcis Iglesiente immerso nella natura, dove la tecnologia non disturba. L'origine del nome Porto Scuso deriva dal catalano, ovvero porto nascosto, proprio per la sua caratteristica di essere un approdo naturale. Correndo per le vie del paese ci si rende conto di essere in un'antica colonia spagnola, proprio per lo stile architettonico e per l'antica torre del 1547. Oggi Porto Scuso conta poco meno di 5.000 abitanti, ma negli ultimi 100 anni è stato parte del patrimonio energetico italiano, dal carbone all'inizio, passando per l'alluminio e oggi per le energie rinnovabili. Il Piano Nazionale del Clima e dell'Energia ha previsto il 2025 come ultimo termine per fermare tutti gli impianti a carbone. La più grande azienda nazionale di produzione di energia elettrica ne ha già chiusi 3, anticipando la data del 2025. È stato anche pensato a ricollocare gli operatori dei siti dismessi nelle nuove strutture di produzione di energia da fonti rinnovabili. Un progetto ambizioso è stato annunciato recentemente dal ministro della transizione energetica, Sardegna Isola Verde. Entro il 2030 la regione Sardegna sarà servita solo da energia prodotta da fonti rinnovabili, sole,
acqua e vento. La sfida è già iniziata.